Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di una domenica con il virus. Da Napoli, le fotografie, i video del lungomare con la ressa, il passeggio, molta gente senza mascherina e senza distanziamento, ad Ostia, a Fregene, sul litorale romano. File d'auto, code fuori dai locali e ressa in spiaggia. Il DPCM consiglia di muoverci solo per studio, lavoro, salute e necessità, ma sono solo dei consigli nelle regioni che si trovano nella zona gialla, quella con meno rischio Covid, ma la zona gialla con meno rischio non è esente da questa malattia, ma anzi, lì sono in vigore le misure nazionali, quelle del coprifuoco serale e altre restrizioni. Ma le macchine sul litorale romano, sono incolonnate, i ristoranti sono stracolmi con la coda fuori per aspettare il proprio turno, e Fregene e Ostia prese d'assalto come se fosse una giornata di mezzo luglio. Ecco, file d'auto, resse, tanta gente a spasso, una vera e propria invasione ieri sul litorale romano. Migliaia di presenze nelle località balneari con la complicità di due fattori principali. Uno è il clima che non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, in molte parti è intorno ai 20 gradi. E quindi ha spinto molte persone in una giornata di sole così caldo a farsi la passeggiata in spiaggia. Sono giornate che vengono tradizionalmente indicate come l'estate di San Martino. Beh, l'altro problema che è un altro. Hanno chiuso i centri commerciali. Chiudendo i centri commerciali, la gente si è riversata in spiaggia e sul litorale passeggiando. Quindi la misura della chiusura dei centri commerciali per limitare il contagio non ha fatto stare a casa i romani o i napoletani, sono andati tutti in giro. Naturalmente è fortemente raccomandato di non uscire, ma le cose sono, la realtà è questa: o si limita, si fa il lockdown, non si può uscire e quindi le persone, la gran parte, non escono, c'è sempre qualcuno che esce lo stesso, ma la raccomandazione non produce nessun effetto, quasi l'effetto è quasi nullo. Qualcuno segue le indicazioni del governo, dice esco il meno possibile perché ho paura, ma la gran parte delle persone con le raccomandazioni non se ne fa assolutamente nulla e esce. Lo stesso, poi soprattutto di fronte a delle belle giornate del fine settimana, sono pochi quelli che hanno scelto di seguire le forti raccomandazioni del governo. Nel decreto entrato in vigore il 6 di novembre c'era scritto: è vivamente consigliato di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Nessun obbligo, ma un esplicito invito per i cittadini che abitano nelle regioni di fascia gialla, come ad esempio il Lazio e la Campania, momentaneamente, perché la Campania potrebbe diventare zona rossa da oggi pomeriggio, quando il governo ha dovuto posticipare la decisione per la confusione e i tafferugli con le regioni che la metà delle regioni all'orario della riunione non aveva trasmesso i dati e l'altra metà li aveva incompleti. Quindi il governo ha dato altre 24 ore di tempo per portare tutti i dati. Ma il bel tempo con il suo richiamo è stato irresistibile. Pienone sul lungomare di Ostia, traffico già bloccato dalle 11, parcheggi esauriti. Un lungo serpentone di macchine che dalla Cristoforo Colombo arriva fino alle spiagge. È uno scenario da mesi estivi, con la nuova pista ciclabile realizzata dal comune a fare nuovamente da imbuto e gremita delle due ruote. I chioschi sul mare assediati. Beh,
per un aperitivo, un caffè, un gelato. Beh, tutti con le mascherine sul volto, almeno fino ai tavolini. Assembramenti, per così dire, mobili, diciamo che sono questi assembramenti fluidi. Una calca sul pontile, chi conosce Ostia conosce anche il pontile di Ostia, è uno dei punti di ritrovo del passeggio, della passeggiata del fine settimana. Anche a Castel Porziano, assembramenti, code, ristoranti, anche a Fregene il tutto esaurito. Caos tipico estivo e da fine settimana. Sosta selvaggia delle macchine. Quindi da Ponente a Levante fino al villaggio dei pescatori, tanti i visitatori che non hanno voluto rinunciare al pranzo di pesce. Sapete che si può mangiare su ristoranti che sono direttamente sul mare. Quindi c'è la massima cautela da parte degli operatori. Da mesi contingentiamo gli accessi alle spiagge, sanifichiamo. Dice Marco Maurelli, presidente Federbalneari del Lazio. Serve una cabina di regia con la Regione Lazio e i comuni di competenza per gestire i flussi in entrata e uscita dalle località, perché viste le restrizioni non sarà certo l'ultimo fine settimana di assalto. Una passeggiata, un salto al mare sono diventati lussi che bisogna però riuscire a godersi senza rischi, con il buon senso di evitare luoghi troppo affollati. Quindi questa strana temperatura che c'è ancora al 9 di novembre, ancora caldo, ha fatto proprio scattare la passeggiata sul litorale romano, come dicevamo, anche perché con i centri commerciali chiusi, i negozi che invece hanno proprio chiuso, che sono falliti, sento persone che mi dicono il centro di Roma è spettrale. Non ci sono più turisti, poca gente in giro, pochissima, i negozi chiusi per fallimento. Probabilmente questa situazione spettrale porta le persone, più che farsi la passeggiata invernale in centro Roma, a farsi la passeggiata semi estiva sul litorale romano, sulle spiagge di Roma. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.